Il 2021 sarà un anno ricco, ricchissimo di giochi, anche e soprattutto su PC. Nei prossimi 12 mesi verranno alla luce tanti titoli molto attesi, alcuni dei quali rinviati a causa del Covid-19, mentre altri appena annunciati. Ma senza perderci in troppi preamboli, ecco i 10 che noi di Multiplayer.it aspettiamo di più sulla gloriosa Master Race, in rigoroso ordine alfabetico. Presentato durante i Games Awards 2020, Back 4 Blood è il Left 4 Dead 3 che tutti stavamo aspettando. Uno shooter a tema zombie cooperativo che promette grande atmosfera, un elevato livello di sfida e tanto tantissimo divertimento. È previsto per il 22 giugno 2021 su PC, ma anche su piattaforme PlayStation e Xbox. Uscito in accesso anticipato pochi mesi fa, Baldur's Gate 3 è stato subito un successo incredibile, nonostante una versione ancora lontana dall'essere definitiva. I ragazzi di Larian Studios hanno dimostrato con la serie Divinity di essere maestri per i giochi di ruolo di stampo classico e con la licenza di Dungeons & Dragons possono puntare a fare il salto di qualità anche sul fronte narrativo. L'uscita dall'Early Access è prevista nel corso dell'anno non solo su PC, ma anche su PS5, Xbox Series X e S. Elden Ring, il nuovo action RPG sviluppato da From Software, è sicuramente uno dei giochi più attesi in assoluto. Ben poco si sa sul nuovo progetto di Hidetaka Miyazaki, se non che è scritto in collaborazione con George Raymond Richard Martin, l'autore dei romanzi cui è ispirato Il Trono di Spade. Secondo le ultime voci, comunque, si tratterebbe di un titolo molto ambizioso che potrebbe arrivare già nei primi mesi dell'anno. Elite Dangerous Odyssey non è una semplice espansione. Grazie a Odyssey, infatti, la simulazione spaziale di Frontier introdurrà anche il gameplay a piedi sulla superficie dei pianeti, rivoluzionando di fatto il modo di affrontare le tante missioni del gioco. Mancano ancora alcuni dettagli, ma l'uscita è prevista per il 2021 su PC, PS4 e Xbox One. È vero, Craig il Bruto è stato uno dei meme del 2020 e ci sono diversi dubbi intorno alla direzione intrapresa da 343 Industries. Master Chief, però, è sempre Master Chief e il fascino dell'universo di Halo Infinite rimane una certezza. Per questo non possiamo non attendere con trepidazione questo nuovo capitolo della serie, che dopo il rinvio promette una piattaforma in continua espansione, una sorta di nuovo inizio che potrebbe riscrivere le sorti di Halo. La nuova data di uscita è fissata per l'autunno 2021 su PC e Xbox Series X e S. A lungo oggetto di voci di corridoio e leak, Hogwarts Legacy è il gioco di ruolo dedicato all'universo narrativo di Harry Potter che ci porterà a vivere delle avventure inedite nella più famosa scuola di magia e stregoneria del Regno Unito. Una sorta di sogno che si avvera per moltissimi fan, una fantasia che dura da oltre 20 anni e finalmente si concretizza grazie agli sforzi congiunti di Avalanche e Portkey Games, che hanno deciso di raccontare un periodo precedente sia all'era di Voldemort sia a quella vissuta in Animali Fantastici e Dove Trovarli. Arriverà nel 2021 su PC e piattaforme PlayStation e Xbox. Humankind è uno strategico 4X ambizioso che riprende molte delle meccaniche più celebri del genere e le rielabora, le migliora e le trasforma per creare un mix interessante e intelligente. Il team al lavoro sul progetto Amplitude ha già dimostrato di sapere il fatto suo e potrebbe portare questa nuova IP Sega a scontrarsi alla pari persino con un mostro sacro come Civilization 6. La sua uscita è prevista per il 22 aprile 2021 su PC e Stadia. Dopo l'ottimo settimo capitolo, Resident Evil Village vuole confermare lo stato di grazia di Capcom. Al netto di qualche scivolone con il remake del terzo capitolo, infatti, il publisher nipponico sembra aver finalmente ritrovato la quadra per tenere le redini della serie. Il nuovo episodio punta ad ampliare la storia di Ethan Winters, nell'ambito però di un'ambientazione inedita, un villaggio dove sembra operi una pericolosa strega e che pare vedrà il ritorno anche di Chris Redfield. L'uscita del nuovo horror è prevista nel corso dell'anno su PC, PS5 e Xbox Series X e S. Rimaniamo in tema horror con The Medium, un'avventura in terza persona il cui gameplay ruota attorno a una realtà dualistica e ad abilità psichiche. Si può così viaggiare attraverso la realtà oppure esplorare il mondo degli spiriti all'interno di una storia che promette anche sfaccettature morali. Il tutto mentre ci si muove proprio a cavallo di due mondi che vengono visualizzati nello stesso tempo. L'uscita di questo interessante progetto di Bloober Team è prevista per il 28 gennaio su PC e Xbox Series X e S. Lo sviluppo di Vampire the Masquerade Bloodlines 2 si è rivelato più travagliato che mai. Dopo la rottura con Chris Avellone accusato di molestie, altri membri di spicco del team hanno lasciato e l'impressione generale è che questo nuovo attesissimo gioco di ruolo fatichi a trovare una direzione.
Rimane però un titolo complesso e affascinante che magari non potrà aspirare alle vette del suo glorioso predecessore, ma che possiede gli ingredienti necessari a rendergli giustizia. O almeno questo è ciò che speriamo. Dovrebbe arrivare nella seconda metà del 2021 su PC e piattaforme PlayStation e Xbox. Questi erano i 10 giochi che aspettiamo di più su PC. E voi cos'è che non vedete l'ora di provare nel 2021? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se avete trovato il video interessante, lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine.